tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto vediamo cosa recuperare da un comune lettore DVD. Lo apriamo semplicemente svitando tutte le viti che fissano il coperchio. Ovviamente anche le viti possiamo recuperarle. Togliamo anche le viti che fissano la scheda principale. Dopodiché anche quelle sul posteriore. Una volta rimosse tutte quante le viti, possiamo disconnettere i connettori e già qui possiamo vedere quanti componenti a livello di elettronica è possibile recuperare. È pieno di condensatori, resistenze e altri componenti che una volta dissaldati ci possono tornare sicuramente utili. Anche i cavi, se ci occorrono, li possiamo togliere. Passando invece al videoregistratore, cambia l'apparecchio, ma bene o male il risultato non cambia. Anche qui abbiamo parecchi condensatori e parecchi componenti elettronici, cavetti, connettori, viti e chi più ne ha più ne metta. Per recuperare i componenti è utile avere una stazione d'aria calda dissaldante e saldante. Vi lascio un link in descrizione per l'acquisto, casomai foste interessati. Ci sono anche condensatori belli grossi. E per finire, ingranaggi e rotelline. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.